Buongiorno a telespettatori, io mi chiamo Doda Vuglia e ho preparato un programma per voi con il tema di interculturalismo. Mi trovo a Tuzi, una città che si trova, diciamo, sul confine tra Montenegro e Albania. Ciò vuol dire che ci vivono popoli diversi dal punto di vista nazionale, culturale, religiosa, razziale, strato sociale, eccetera, eccetera. Vediamo se questa diversità li ha uniti o meno. Che cos'è l'interculturalismo per te? Buongiorno, io sono Ambra. Interculturalismo per me è questa scuola, perché qui si studia in due lingue diverse. Io studio in albanese, ma la mia amica migliore è montenegrino. Questo liceo è aperto per tutti, qui non si nota alcuna differenza perché tutti siamo diversi e ciò vuol dire speciali. Scherzi a parte, ma davvero penso che questa scuola sia quella dell'interculturalismo. Andate a vedere in che armonia ci si vive. Quante lingue si studiano in questa scuola? In questa scuola le lingue madri sono albanese e montenegrina, mentre le lingue straniere che impariamo sono italiano, inglese, russo e latino. Potete indovinare dove mi trovo? Siccome vivo vicino alla chiesa, so quando si va e ci sono entrata tante volte con la mia vicina di casa. Anche lei è venuta con me in moschea. Per le feste vado da lei e prepariamo i dolci. Per la Pasqua, una delle feste più importanti dei cristiani, che mi piace di più, coloriamo insieme le uova e poi scegliamo le più forti e le battiamo. Che gara! Chi batte la uova di tutti è vincitore. Mi trovo davanti a un'istituzione religiosa. Il mio amico Agron vi racconterà qualcosa di più su questa religione. Come sono nato e cresciuto in un ambiente multiculturale, multietnico, qui con i miei amici musulmani. Adesso ormai so tutte le loro feste e tradizioni. Loro vengono in moschea il venerdì e pregano Allah, così chiamano Dio. Più di tutte mi piace la loro festa Bayram, perché andiamo dai vicini a mangiare dei dolci e prendere delle caramelle. Così anche loro vengono da noi nelle feste, cioè le festeggiamo insieme. Io mi chiamo Albert Ruzzo e siamo in museo etnografico. Qui si conserva tutta la storia, cultura, tradizione di ieri e di oggi. C'è tanto da vedere, ecco gli attrezzi di lavoro. Gli utensili di cucina di una volta. Vediamo anche il costume tradizionale dei popoli di questa parte, si chiama Giubbietta. E l'uomo Ramadan. Non posso allontanarmi e non raccontarvi una curiosità. Il proprietario ha trasformato la propria casa in museo e ci vive qui.